nel percorso dedicato al franchising incontriamo una franchising dedicata all'estetica che realizza un taglio su misura, è sì. Le Charme con Ernesto Di Maio, il consulente, diciamo, che ha un po' progettato tutta questa idea insieme al titolare Paolo. Il concetto di base nasce sul creare un format su misura, quindi un po' volendoci rifare, non so, all'abbigliamento, per avere un'idea un po' più semplice, abbiamo la possibilità di realizzare un centro estetico in taglia M, taglia L, XL, quindi in base alle reali esigenze del potenziale affiliato. Affidarsi alle Charme vuol dire a 360 gradi godere di una consulenza totale che è in grado di poter gestire tutta la fase, dal progetto, dal sogno iniziale ad un centro estetico che funziona e che è in grado di poter dare dei risultati soddisfacenti all'affiliato. Entriamo nel pratico. Chi vuole aprire il proprio centro estetico usufruendo del progetto franchising Le Charme deve seguire un tot di tappe. Quali sono le tappe fondamentali? Allora, la prima tappa senz'altro è quella dell'individuazione della giusta location, quindi occorre individuare il locale giusto nel quale andare a svolgere la propria attività. Questo viene fuori da un'azione di geomarketing che curiamo noi direttamente in affiancamento con il potenziale affiliato. Ovviamente il passo successivo è la planimetria del locale che abbiamo individuato per poter effettuare un primo progetto in fase, diciamo, di bozza, che ci consente di andare a individuare i tipi di macchinari e di conseguenza i trattamenti che è possibile effettuare all'interno di quel centro. Una volta fatto questo andiamo avanti con il progetto esecutivo, quindi entriamo nello specifico e iniziamo tutte quelle attività necessarie affinché si possano ottenere tutte le autorizzazioni necessarie a poter operare sul mercato. È chiaro che l'azienda madre deve guidare il franchisee in modo tale che lui possa beneficiare di tutta l'esperienza che il franchisor ha acquisito in questi 10 anni di attività. Tutte le strategie di marketing che il franchisor ha acquisito nell'arco di più di 10 anni di esperienza ovviamente vengono immediatamente rigirate al nuovo potenziale affiliato, quindi lui si ritrova con un vantaggio enorme, con delle armi che sul mercato gli potranno consentire di avere ovviamente il successo imprenditoriale che lui aveva sognato dall'inizio. Ecco, successo imprenditoriale, la domanda da parte di chi vuole investire è: sì, ma quanto mi costa? Certo, allora è chiaro che è legato alla famosa taglia di cui parlavamo prima. Ipotizzando una taglia M, che può essere una taglia media, che oscilla intorno ai 50 metri quadri di superficie, l'investimento per quanto riguarda Le Charme oscilla intorno ai 35.000 euro, oltre ai lavori di ristrutturazione, che però è difficile calcolare in questo momento perché dovremmo verificare l'immobile oggetto dei lavori, che tipo di progetto c'è da andare a fare. www.lecharmefranchising.it. Noi realmente siamo nelle condizioni di poter rispondere alle vostre esigenze al 100%.